del soffermarmi su due o tre cose particolari. Stante il fatto che Mario conosce, ha conoscenza della poesia e ha esperienza nel fare poesia, quindi nel produrre io non entro, non dico la bontà perché esiste in quanto tale, ha conoscenza ed ha esperienza, produce la sua poesia proprio secondo l'etimo, produce, porta in avanti il pensiero. In questo tempo di passione io avrei individuato l'intensità dei sentimenti che lui ha, per esempio nelle offese stagioni che abbiamo presentato sempre qui, di cui abbiamo parlato anche in altri che ho conosciuto dopo, che in altri libri che ho conosciuto dopo che erano stati pubblicati, all'intensità dei sentimenti, è il ritmo e la misura, cioè la metrica, molto compenetrati. Non c'è un ritmo, cioè che non dà solo musicalità, ma che esprime quello che dice proprio attraverso il ritmo e la misura del verso. Cosa che si nota anche qui. Per esempio, ci sono degli endecasillabi, no? Pochi, non molti, ma uno o due per ogni stazione, così io le ho chiamate, stazioni quasi del Via Crucis, che da una parte fermano la vicenda, la postulante coi capelli sciolti, questo è proprio un verso classico, dall'altra parte sottolineano proprio queste endecasillabi la vicenda stessa e il sentimento che c'è dietro, quattro cuccioli per regalare aria, eccetera. Poi sono versi più brevi, settenari, sono decasillabi, e il decasillabo resta più duro, naturalmente, perché sottolinea diversamente le cose che Mario dice e vuole far intendere. Ma al di là di queste notazioni così estemporanee, insomma, e forse meno adatte a una conversazione come questa, e più a una scrittura, io ho individuato quattro punti nel testo di Mario: la pietà, il pathos, il patire con, cioè la compassione, quindi il patire con il pathos, e la denuncia, che non mi dispiace per nulla, perché in un testo in cui c'è la pietà per quello che è accaduto, l'interrogazione naturalmente, lo diceva Mario, e io non posso riprendere quelle parole perché sono molto più proprie delle mie, no? L'interrogazione anche rispetto a un ente supremo, insomma, tu dove eri? Ecco, in questo momento mi hai abbandonato, anche Gesù nell'orto, no? Dio Dio perché ho Gesù sulla croce, Dio Dio perché mi hai abbandonato, quindi c'è questa interrogazione all'ente supremo, però non manca la denuncia di chi è responsabile anche di un aggravamento della situazione, se non proprio del fatto in sé, un terremoto e la natura. Certamente un terremoto è anche imprevedibile, un terremoto forse, non so, dal mio punto di vista può dipendere meno da un ente supremo, io non lo so, ecco, non so dirlo, non posso dirlo. Potrei dire anche una cosa non solo, ma proprio estremamente profana, nella imprevedibilità c'è stato però il carico della responsabilità umana, soprattutto della responsabilità politica, perché chi agisce, chi fa, chi lavora, chi dà i permessi, chi firma le libere, è un politico, è un amministratore e dunque uno che si occupa della cosa politica, ecco, non manca la denuncia. E per questo mi ha preso anche molto, perché appunto in questi casi, evitando qualsiasi speculazione partitica, ideologica se vogliamo, certamente evitando ogni speculazione, e però le responsabilità
vanno anche individuate, vanno anche denunciate, vanno anche dette. Allora chi pelosamente, come nella decima stazione, scende da Roma, dove è calata la morte, lo Stato, il governo, il Parlamento, lo sguardo compunto dal rimorso, probabilmente è pungolato da questa poesia di Mario a dire: sì, ma tu prima dove eri? Tu Stato, tu governo, tu Parlamento, tu amministratore, tu funzionario che hai firmato la delibera, tu eccetera, che hai consentito che il cemento, i tondini di cemento fossero X e non X più Y. Ecco, ma torniamo alla pietà. La pietà è per le vittime, la pietà è per chi è restato sotto le macerie, che è morto, anche per salvare altre vite, come dicevamo ieri quella suora, che a me ricorda tanto la donna della misericordia, no? Che abbraccia i suoi figli nei quadri dei nostri grandi pittori. Il pathos, ma e la pietà anche per questa città ridotta a niente, ridotta vuota, ridotta appunto senza abitanti, senza vicinato, senza botteghe, senza possibilità di parlare. Quindi questa partecipazione, questa pietà, pietas proprio in senso classico latino, il pathos, il patire con quelli che sono rimasti e quindi patiscono le pene, il dolore per tutto quello che è successo. La terza cosa l'ho detta, l'ho anticipata forse perché mi stava più a cuore, è la denuncia. E nell'insieme di questi tre elementi che io ho individuato, oltre a quello che ho scritto nel testo di presentazione del Tempo di Passione, c'è anche nell'insieme esce fuori un confine sottilissimo tra la vita e la morte, la vita. Allora la vita che non c'è più, la morte che è presente, per cui io patisco, e provo pietà per chi è, eccetera, ma la vita che deve riprendere, la speranza che riprenda. Io chiuso, perché Mario chiude così, con la Pasqua del Risorto e già Natale per quanti conobbero ogni sventura, questo è proprio manzoniano, lo sperare che la caduta non sia abissale, ma sia una caduta che possa avere una ripresa, un ricominciamento. E allora questo mi fa il testo vicino, in questo caso a Manzoni, nella citazione che ho fatto, ma me lo fa vicino molto agli autori della poesia italiana, soprattutto penso a un Tronto, più che ad altri, più che a un Luzzi, cioè più a quegli autori che sono cresciuti proprio con i testi sacri, anche della loro professione, anche del loro sacerdozio, eccetera, non che Mario sia un sacerdote, ma insomma con questa sottile linea che deriva dall'aver frequentato i testi, ma dall'aver messo, poi dall'aver arricchito dentro di sé quei testi con una speranza propria, con una fede propria, eccetera, eccetera, su cui non insisto. Il libro dunque si collega a questi testi poetici del Novecento che nel dire la caduta dicono però anche la possibilità della speranza e del ricominciamento. Grazie.